dicendo che quel cappotto l'hai preso l'usato? Tesoro, è bellissimo, però lo sai che qualcuno c'è morto dentro, vero? Cioè, per questo che questi vestiti usati vengono venduti. Qualcuno c'è morto, loro li vendono. Uff, non ce la posso fare. Guarda che non è che non mangiando la carne salverai il mondo, cioè non voglio dire, però... Nel senso, se non ammazziamo questi animali, poi cos'è? Saremo invasi da animali, cioè ma vuoi trovarti un maiale in casa? Vuoi essere attaccato da una mucca? Cioè non so, dimmi tu! Tesoro, io capisco questo hippie look qua, con quella borsa di tela, e va bene, posso accettare tutto, però ti prego... Una borsa decente, per favore, capito che ti devi portare tutte quelle cose che hai... Perché ti stai portando con tutte quelle cose? Cosa ti servono? Scusi, per me niente cannuccia di plastica. Sono arrivata abbastanza preparata. Scusi, è possibile portare via il cibo? Sì. Ok, allora, questo ci mette la zuppa, perfetto. E questo invece ci mette il resto. Sì, perfetto, sì, grazie. Niente secchiato di plastica, per favore, no, niente posate. No, tutto bene. No, a casa mia ci ho posate, sì, le mangerò a casa mia, mica in tram. Allora, immagino che comunque non è che le compagnie di acqua abbiano deciso di semplicemente sprecare plastica, no? Cioè, nel senso, non credo che vogliano fare del male, vogliono semplicemente aiutare, no? Cioè, da me l'acqua è buonissima, cioè per carità, immagino ci siano quelle povere persone che non hanno accesso all'acqua potabile, la mia acqua benissima, però io comunque compro l'acqua in bottiglia, perché io mi fido di più, ma stai scherzando, ma non esiste, cioè ma non esiste proprio, no, cioè quella borraccia, ti prego, toglila dalla mia vista, per carità di Dio. In che senso non hai un assorbente? Guarda che dovremmo avere tutti detto, non si sa mai del ciclo, che senso usi la coppia? Oddio, anche tu sei passata a quella roba, oh mio Dio, ti prego, dai che io ho letto di delle storie d'orrore, questa coppetta che ti rimane all'inferno, no che schifo, no, poi tipo tu non hai idea, che schifo, mamma mia, no, per carità, stammilo un po'. Guarda che comunque questa roba del cruelty free sei fuori di testa. Prima di tutto in Europa siamo tutti protetti, siamo tutti cruelty free, tutto, non si testa niente, siamo tutti sicuri. A proposito, ti faccio far vedere il mio nuovo rossetto Chanel, una bellezza, ne avresti bisogno anche tu un pochino, eh? Se dobbiamo andare a fare shopping devi fare sempre quella faccia, sempre schifate, cioè io ho capito tutto, che questi brand non ti vanno a genio, che sfruttano le persone, che ammazzano bambini, e dai, però, cioè, hai visto quel vestitino che carino, e dai, su, un'eccezione per una volta, e su. Allora, questa cosa del minimalismo ti sta un attimo sfuggendo di mano, perché dove sono le tue 1000 forchette? Dove sono tutti i tuoi piatti? Perché stai usando dei cazzo di barattoli come bicchieri? Ma ti pare? Ma che poracciata, dai, si prego. Che senso in casa non hai dei sacchetti di plastica? Che senso? Cioè se una persona ti chiede un sacchetto di plastica tu non ce l'hai, cioè tu non vivi di sacchetti di plastica? Cioè quando vai a fare la spesa come fai? In che senso sacchetti di tela? Ma stai scherzando? Ma sai quanti soldi a sprecare su sacchetti di tela? Cioè questi sono fottuti soldi, poi se vuoi prenderti quello di buona qualità, 25 euro così che ti vanno via per un sacchetto che utilizzerai tutta la vita, ma dai, ma piuttosto preferisco spendere quei 25 euro che in 3 giorni di spesa sono andati solo su sacchetti, stai scherzando, comodità. Seriamente comunque di cosa ti nutri? Perché non vedo né avocado, né quinoa, né soia in questa casa. Cioè, seriamente io non capisco che razza di alimentazione tu abbia, quindi non comprendo. E comunque anche l'avocado inquina, non vorrei dirti. So che non ce l'hai in casa, ma giusto per dirti un'informazione che non ti può fregare di meno, no? Ok, non hai uno shampoo, non hai un balsamo in questa casa, cioè... Non capisco come fai a vivere, sei proprio cambiata, non capisco, cioè, cos'è quella barretta di sapone? Cioè, ti lavi solo con quella, sia capelli che corpo? Cioè, tutto bene? Cioè, se hai bisogno di aiuto, se sei povera, dimmi, ti presto dei soldi, vai a comprarti uno shampoo, sai quelli della Garnier top, sono anche vegan, bio, perché insomma, credo siano anche meglio di quella barretta di sapone, chissà dove l'hai presa, no? Che poracciata, dai.